Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico. Lunedì 1 maggio, Uomini e Donne non andrà in onda, riprenderà direttamente martedì 2 maggio. Questa settimana Maria De Filippi ha deciso di dedicarla in larga parte alle vicende dei giovani. Tronisti e corteggiatori, sotto accusa, ancora una volta. Ci finisce la tronista Rosa Perrotta, sul suo conto spunta una nuova segnalazione ad opera di un rapper italiano. Le segnalazioni di gossip sono il pane quotidiano di Uomini e Donne, specialmente al Trono Classico. Rosa Perrotta, ormai, ci ha fatto l'abitudine. Come se non bastassero le accuse infamanti su di una presunta conoscenza pregressa con il suo corteggiatore Alex. Il rapper Diluvio svuota il sacco. Colui noto a livello televisivo per la partecipazione ad un'edizione del Talent X Factor. Anche il rapper in questione ribadisce, in sostanza, di non avere una buona opinione di Rosa, soprattutto dopo averla conosciuta durante un video musicale girato in un famoso albergo di Roma. Non le ha fatto una buona impressione, per usare un eufemismo, è arrivata a bordo di una Mercedes insieme al suo fidanzato, un tipo non di bell'aspetto e ricchissimo. Abbiamo girato varie scene di baci sul letto ed il suo tipo che vedeva tutto non si è minimamente scomposto. Lei continuava a farmi le moine e la faccia ammiccante. Anche durante le pause sul set, quando si parlava del più e del meno ed i montatori sistemavano le luci, e sono convinto che sia tuttora fidanzata con quell'uomo. Accuse pesanti. Di certo questa ennesima segnalazione finirà nella lavatrice mediatica di Uomini e Donne Trono Classico nelle prossime puntate. Rosa Perrotta intanto è al centro del gossip, ma continua ad essere lontana dai suoi attuali corteggiatori. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e iscriviti al canale. Grazie.